Buongiorno. Grazie. Benvenuto ancora una volta in un caffè da Montemullo, benvenuto ancora una volta al sindaco Mauro Lorenzini. Siamo al mio bar di via Raffaello Scarpettini, 402 Aoste, e partiamo questa nostra conversazione parlando di economia, perché in una situazione di crisi generale Montemullo non sembra conoscere crisi. Ci sono dei dati abbastanza significativi: il 28% delle aziende con maggior fatturato sono insediate a Montemullo, il 22% delle nuove assunzioni nel distretto sono a Montemullo. Sì, questo è un dato che va a premiare quel buon lavoro che l'amministrazione ha fatto in questi 9 anni per ricreare o far creare quelle condizioni per che le imprese venissero a Montemullo, perché quando Report da Imprese, dove fa l'analisi di tutto il distretto per capire chi ci sta vedendo, il distretto si parte da Quarrata e si arriva a Campi, sono tanti comuni, compreso il comune di Prato. Se nel comune di Montemullo abbiamo il 28% delle imprese sulle prime 100 sul fatturato, cioè da 100 milioni a 10 milioni, e il 28% sono nel nostro territorio, e sull'occupazione, per dare dei numeri concreti, nel 2017 sono state assunte nel distretto tessile, in tutti questi distretto tessile, 584 persone e 122 sono nel nostro comune, vuol dire che si è pensato al lavoro in generale, e questo è un risultato molto positivo e ci dà anche un po' di orgoglio. Un risultato positivo, i numeri sono significativi da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista qualitativo, perché gli insediamenti industriali sono insediamenti moderni, innovativi, non abbiamo, diciamo, il vecchio distretto. No, qui il fatturato lo sta a dimostrare. Qui noi abbiamo le imprese più innovative da un punto di vista tessile e meccanotessile che esistono nel distretto. E sono imprese che diciamo così, competono con gran parte del mondo delle altre imprese, e hanno bisogno di personale anche qualificato. Ecco, questo forse è un punto dolente che in futuro la politica, le associazioni, le istituzioni dovranno fare carico, cioè quello del ricambio generazionale. Ecco, perché c'è una preoccupazione da questo punto di vista, soprattutto in relazione alle nuove misure che sono state inserite di pensionamento anticipato come quota 100, che non ci sia questo ricambio poi alla fine. Sì, io credo che questo è uno dei problemi più grossi, perché se quota 100 rischia sicuramente di accelerare il ricambio generazionale, le nostre imprese poi hanno bisogno di manodopera qualificata che non si può creare dalla sera alla mattina, perché quando si produce degli abiti oppure del tessuto che costa diversi soldi e poi va a finire nelle boutique più importanti d'Europa ma del mondo, lì c'è bisogno di professionalità per saperlo produrre, e soprattutto c'è bisogno di idee, di giovani. Io credo che un patto, quello che io vorrò lanciare alla fine della mia nel mio mandato, un patto fra le associazioni, fra le istituzioni, fra tutto, chiamatosi un patto per il lavoro, cioè per creare le condizioni perché intanto i giovani tornino nelle aziende, e la cultura del lavoro credo debba essere un elemento fondamentale per rilanciare, perché l'Italia non riparte se non si riparte dal lavoro. Il resto poi lo stiamo vedendo in questi giorni, le statistiche stanno dicendo. Quindi il lavoro deve diventare l'elemento fondamentale. Questo è un comune di 19.000 abitanti, ma durante il giorno arriva a 45-50.000, sono tutte persone che lavorano, guadagnano, spendono e creano e fanno e alimentano l'economia. Un altro aspetto, diciamo, interessante di questi insediamenti, che si tratta di industrie che hanno radici nel distretto, storicamente radici nel distretto. Sì, sono perché
i know-how, diciamo, le condizioni con cui sono cresciute le imprese e se trovano terreno fertile, è chiaro che sono imprese che tendono a incrementarsi, tendono a aumentare sia il fatturato, tendono a crescere. Ecco, noi abbiamo in questi anni assecondato il cambiamento. Le imprese che sono venute qui hanno accorpato i vari reparti per controllare meglio la produzione e noi siamo stati un comune che ha capito forse più degli altri il cambiamento del modo di produrre e anche del modo di essere impresa, e abbiamo aiutato le imprese. Siamo stati aperti per chi rispetta le regole e siamo stati chiusi per chi le infrange. Bene, con questo messaggio, un messaggio anche di speranza che si può fare economia anche in questi tempi di crisi, e c'è la possibilità, soprattutto localmente, anche di creare presupposti per il nuovo sviluppo. Noi chiudiamo questo nostro ennesimo caffè da Montemullo, ringraziando ancora una volta il sindaco Lorenzini, appuntamento a un prossimo caffè. Thank you.